osservare gli animali del Museo di Storia Naturale, oltre a vederli nella loro grandezza e nelle tre dimensioni, ci permette di apprendere tante notizie sulla vita degli animali. Andiamo adesso a incontrare alcuni predatori, cioè quegli animali che utilizzano come fonte di cibo organismi appartenenti ad altre specie. I predatori svolgono un fondamentale ruolo negli equilibri naturali, mantenendo costante il livello delle prede e stimolando la spinta evolutiva. Tra i mammiferi, l'ordine dei carnivori annovera i predatori per eccellenza. Hanno una potente muscolatura, gli occhi frontali permettono una perfetta visione binoculare, quindi una buona valutazione della distanza. Hanno spesso artigli affilati, anche l'olfatto e l'udito sono organi ben sviluppati. Questo è il cranio di un leone, uno dei grandi predatori. I canini sono lunghi e affilati, sono come dei pugnali per uccidere le prede. L'ultimo premolare superiore e il primo molare inferiore sono detti denti ferini e sono taglienti, adatti per strappare e lacerare la carne. Osservando la morfologia degli esemplari si possono anche riconoscere le differenti strategie di caccia, per esempio dei canidi, come il lupo, e dei felidi, come il leopardo. I felidi hanno zampe potenti e muscolose per una strategia orientata all'agguato, all'avvicinamento silenzioso alla preda. Esprimono una notevole accelerazione per inseguimenti brevi di poche centinaia di metri. Gli artigli sono retrattili per essere sempre affilati. I canidi invece hanno zampe snelle e sottili, utili per lunghi inseguimenti di diversi chilometri. Le prede vengono raggiunte per sfinimento, gli artigli sono fissi e scarsamente affilati. Ecco un esemplare particolarmente interessante, il fossa. È un parente della mangusta e vive solamente nelle foreste del Madagascar. È il mammifero carnivoro più grande di quest'isola. Artigli retrattili e denti appuntiti. Una lunga coda utilizzata per mantenere l'equilibrio durante la caccia e durante gli spostamenti sui rami degli alberi. Le sue prede preferite sono i lemuri, che costituiscono il 50% della sua dieta. Il fossa è considerato una specie vulnerabile, soprattutto per la scomparsa del suo habitat. I pinnipedi sono mammiferi carnivori, adattati all'ambiente acquatico. Il corpo è affusolato e gli arti sono modificati in pinne. Le articolazioni delle zampe sono ancora mobili e permettono all'animale di muoversi goffamente a terra. Infatti, pur passando gran parte del tempo in acqua, tornano sulla terraferma o sul ghiaccio per riprodursi. Il tricheco è inconfondibile. Le otarie e le foche sono molto simili, ma osservandole da vicino vediamo alcune caratteristiche per distinguerle. Il padiglione auricolare è visibile nell'otaria, mentre è assente nella foca. Le pinne anteriori e posteriori sono molto diverse e comprendiamo come le otarie siano molto più disinvolte delle foche sulla terraferma. Rimaniamo nell'ambiente acquatico e più precisamente nel Mar Mediterraneo, che ospita circa 80 specie di pesci cartilaginei, il gruppo che comprende gli squali e le razze. Il 40% delle specie di pesci cartilaginei del Mediterraneo sono elencate nella lista rossa a causa del loro stato di conservazione minacciato dalle attività antropiche, soprattutto dalla pesca. Ecco il protagonista di un famoso film degli anni 70, lo squalo. Questo è un esemplare di squalo bianco, Carcharodon carcharias. È un predatore marino che può raggiungere, superare i 6 metri di lunghezza, arrivare quasi a 7 metri. È dotato di numerose file di denti che vengono sostituite durante la vita dello squalo. È uno squalo in pericolo di estinzione, per cui è tutelato da numerose convenzioni internazionali. L'esemplare qui esposto è stato pescato nel Mar Ligure. Il Mar Ligure è frequentato abbastanza raramente dallo squalo bianco, però negli ultimi 100 anni ci sono stati ben 2 attacchi fatali all'uomo.
E poi proprio nel 1991 una canoista è stata attaccata da uno squalo bianco vicino a Portofino. La canoista poi è caduta in acqua, ma lo squalo bianco se n'è andato e dai denti rimasti conficcati nello scafo della canoa si è risalita all'identificazione. Passiamo alla classe dei rettili. I loricati, cioè i coccodrilli, gli alligatori, il gaviale, sono apparsi sulla Terra ai tempi dei dinosauri, circa 90 milioni di anni fa. Il loro aspetto è rimasto invariato fino ai nostri giorni. Il corpo è allungato e idrodinamico, le zampe sono palmate e la coda è depressa. La testa è possente e munita di denti aguzzi. Squame corne supportate da placche ossee li rendono dei temibili e sofisticati predatori acquatici. Vediamo come distinguerli. I gaviali hanno un muso lungo e stretto, difficilmente confondibile. I coccodrilli a bocca chiusa hanno tutti i denti che sporgono fuori e sono ben visibili, al contrario degli alligatori che quando chiudono la bocca hanno i denti inferiori nascosti sotto la mascella. Gli alligatori inoltre hanno un muso ampio e arrotondato, mentre i coccodrilli hanno il muso più appuntito. Le lacrime di coccodrillo. Si dice che si penta dopo un lauto pasto, ma la verità è che le lacrime del coccodrillo hanno la funzione di lubrificazione degli occhi e soprattutto sono utili per espellere i sali in eccesso dal proprio corpo.